Ho iniziato a fare queste fantaclip per raccontarvi come utilizzare la fantasia per avere un approccio diverso a quelle che sono delle problematiche, soprattutto legate magari alla gestione dei bambini. Nel mio caso io sono una mamma e ho scoperto che effettivamente la fantasia con mia figlia era utilissima, non solo con mia figlia poi, ma anche con tutte le persone con le quali mi relaziono quando faccio formazione. E per questo vi voglio raccontare alcuni esempi con i quali ho gestito la realtà quotidiana in maniera fantasiosa, ottenendo dei risultati. Questo non vuol dire che voi dovete seguire il mio esempio in maniera pedissequa, in maniera letterale, però quello che vi invito a fare è vedere le cose da un punto di vista diverso. Se avete un problema, c'è qualcosa che vi blocca, cercate di avere un approccio creativo e dire: va bene, questa cosa è così, come posso considerarla da un altro punto di vista? Se tanto vedo che così non funziona, bisognerà, diciamo, vedere la cosa in maniera differente per non incappare sempre nella stessa situazione. E la fantasia, soprattutto con i bambini, ci viene molto in soccorso. Vi ho raccontato l'altra volta la storia di Pito e Pato. C'è un altro metodo che ci aiuta a fare qualcosa che i bambini non amano molto fare, ovvero cambiarsi o vestirsi. Comunque in generale capita, a me è capitato molto spesso che mia figlia non aveva voglia o di cambiarsi il pannolone o di quindi dover, no, levare pantaloni, maglia, eccetera eccetera, oppure la mattina di doversi vestire o la sera prima di uscire di cambiarsi, e quindi c'era bisogno di trovare un modo per attirare la sua attenzione su qualcosa di differente e far diventare questi abiti, che per loro sono una specie di mostro che li attacca, perché comunque sia si sentono annoiati verso questa azione, trasformarli in qualcosa di divertente. Così è nata una delle cose che mia figlia ama di più, Pito e Pato, che abbiamo visto l'altra volta, ormai li ha abbastanza abbandonati, adesso è molto in voga a casa nostra, gli abiti impazziti. Di che cosa si tratta? Si tratta semplicemente di dare vita ai vestiti, qualsiasi cosa sia che state mettendo. E come? Beh, vi farà un po' ridere, ma quello che dovete fare è semplicemente fare finta che abbiano vita. Ad esempio, se racconterete che c'è un calzetto impazzito e quindi fate anche un gesto di questo genere, il bimbo non percepirà che siete voi che state scuotendo il vostro calzetto, ma che è il calzetto che non vi lascia in pace e continua a muoversi e voi non riuscite a bloccarlo. E una delle cose che per lei è in assoluto più divertente è quando i pantaloni si spiaccicano contro la finestra perché vogliono uscire senza di lei. E quindi qual è il gioco? Fare in modo che prima possibile lei riesca a infilare i pantaloni, di modo che non scappino via da casa. E quindi quello che io mi ritrovo spesso a fare è letteralmente lanciare gli abiti di Adele sulla finestra, ovviamente raccontandogli che quegli abiti vogliono uscire di casa e che quindi si spiaccicano come delle mosche contro il vetro, e questo a lei fa ridere tantissimo e la porta in fretta e furia a vestirsi per far sì che i suoi abiti scappino via, non scappino via senza di lei. E questa tecnica degli abiti impazziti la potete utilizzare a tutte le ore del giorno, ogni qualvolta dovete cambiare, fare un cambio a vostro figlio, o comunque sia questi che sono i miei aneddoti personali vi servono per capire come gli oggetti che ci circondano possono avere essere protagonisti di storie, narrazioni, e quindi non obbligarvi ad affrontare certe problematiche in maniera magari classica, cioè dire non vuole mettere un calzetto e allora io lo costringo, e star lì a piangere per ore senza arrivarci in fondo è sicuramente più faticoso che far finta che un calzetto sia animato e quindi far fare un sorriso al bambino che poi lo infilerà tranquillamente.